Ciao, allora, ciao a tutti, oggi è l'8 settembre e sono le 8 e mezza e ci stiamo preparando per andare a Prascondù, che vi avevo già fatto un vlog a riguardo, ma veramente piccolo, vi lascio il link qua sopra o qui sopra, non mi ricordo più quando, dovrebbe essere qua sopra. Praticamente Prascondù è chiamato anche il piano delle masche, le masche sono le streghe piemontesi praticamente. E niente, quindi no, non c'è molto da far vedere, nel senso che la maggior parte delle volte vi farò vedere, cioè la maggior parte dei video saranno dove vi faccio vedere le montagne piuttosto che i boschi, piuttosto che cose di questo genere, magari qualcosa del paese se riesco, ma non so se ci riesco. Il museo ve l'avevo già fatto vedere nel video scorso, quindi non sto a rifare video. E niente, io spero che vi piaccia e noi ci vediamo dopo. Ciao! Ciao, allora, non guardate il disastro che c'è dietro, è tutto aperto perché devo mettere a posto, ho la scrivania, è un macello, il letto lasciamo perdere, ho roba persino sulla stufa, perciò no. Allora, oggi è il 9 di agosto, 9 di settembre e voglio solo farvi un aggiornamento veloce, insomma, un po' su ieri e raccontarvi qualcosina. Perché come avete capito dai video, non è che avessi tanto tempo per mettermi a parlare con la videocamera, anche perché ero in una tavolata di dunque 5, 10, 12 persone, più un sacco di persone attorno e poi avete visto ha iniziato a piovere, insomma non è che avevo proprio il tempo di registrare, quindi vi racconto un po' com'è stata la giornata. Allora, la giornata è partita nel senso che io avevo l'emicrania.
Non però per tensione nervosa, ok, ma per la sinusite, perché non so se da voi è così, ma da noi sono colate le temperature proprio a picco, quindi faceva un freddo porco di notte e io avevo solo la maglietta, maniche corte del pigiama che avete visto nella prima parte, nel primo video di questo vlog, e nel primo spezzone di questo vlog, e i pantaloni del pigiama autunnale lunghi, e non avevo la canottiera, avevo le coperte leggere, quindi ciao, mi sono beccata il raffreddore, insomma, e quindi avevo mal di testa per questo. Mi sono presa la mia malachite dietro e siamo andati su. Quando siamo arrivati su, il tempo sembrava come ce l'aspettavamo, quindi un po' di nebbia, un po' di nuvole, cose di questo genere. E niente, siamo stati lì, hanno parlato un po', perché era anche mi pare, il 97esimo anno del parco, il parco, come si chiama? Oddio, quello con lo stambecco, adesso mi sfugge il nome, il parco, non mi ricordo più, comunque, Parco del Gran Paradiso. E poi c'era la loro, che era il 400esimo anniversario della visione della Madonna, perché la leggenda vuole che a Prascondù ci fosse stato un certo giovannino che a causa delle botte aveva perso la parola, poi aveva visto la Madonna che gli aveva detto di andare a Loreto. È andato a Loreto, quando è tornato ha riavuto la parola, insomma, ha detto. Quindi era il 400esimo anniversario anche di sta roba. E quindi abbiamo aspettato un po'. Ci doveva mangiare verso mezzogiorno e mezza la buleta. La buleta è una palla di polenta con dentro del formaggio. Allora, innanzitutto noi abbiamo preso due menù per me, non perché io sia una mangiona, ma perché non mangio gli affettati, che erano la prima cosa, e non mangio la salsiccia, ovviamente, perché sono vegetariana. Perciò io prendevo la roba e i miei se lo mangiavano, detto in maniera basilare. E boh, allora arrivano gli affettati, c'è stata una disorganizzazione totale, forse è stata una delle parti peggiori, disorganizzazione totale, arrivano gli affettati con una ragazza che serviva tutti i volontari comunque, noi gli diciamo che abbiamo due menù per me, solo che loro non è come l'anno scorso che ci hanno lasciato un bigliettino con su scritto effettivamente quanto avevi comprato, quanti menù e di quanta roba, non ci hanno lasciato niente quest'anno, quindi probabilmente la ragazzina non si è fidata e non mi ha portato una mazza, né il primo menù né il secondo. Vabbè. Dopo un po' passa un tipo, credo fosse il sindaco o quello della Proloco, insomma, gli diciamo che appunto aveva la roba, quindi mi porta due affettati, va benissimo, mano uno mio padre e uno mia madre, ok. Poi arriva il piatto forte, che è questo vassoio con appunto la buleta, da una parte la salsiccia e dall'altra il formaggio. Nel mezzo è passata tipo un'ora dagli affettati alla buleta. Però vabbè, no, forse mezz'ora, forse un po' meno. Tenete conto che noi ci siamo seduti a tavola a mezzogiorno e mezza. Poi appunto arriva questa cosa, quella che ci serve, che era una carogna, posso dirlo, una carogna, aveva già la faccia la carogna. Comunque gli diciamo che appunto ci deve portare due menù, se però al secondo almeno può togliere la salsiccia e mettere doppio formaggio. Perché lo vuole? Allora, uno, non te ne frega una mazza perché io ho già pagato. Cosa te ne frega del fatto che, vabbè. Comunque abbiamo spiegato, perché io sono vegetariana, non posso, non ho già mangiato gli affettati, non posso mangiare la salsiccia, se almeno mi dai doppio formaggio io sono contenta. Non mi interessa la buletta se proprio non ne avete più, però dammi almeno doppio formaggio. Dopo 40 anni di spiegazione se n'è andata, va bene. Nel mentre quelli che servivano iniziavano un tavolo, poi si spostavano un altro, poi andavano un altro, invece di fare una cosa ordinata, ci hanno messo 20 anni, comunque vabbè. Poi mi arriva appunto sta cosa, finalmente mangio anch'io, poi dopo un po' apprende di nuovo la parola quello della Proloco o il sindaco che fosse, ci dice che per la torta c'è da fare un brindisi. Quindi ci versano dei bicchieri con il balluccio e il ghiaccio, una roba del genere, e sta torta continua a non arrivare. Nel mentre, finalmente arriva anche la torta è stata il pezzo più buono secondo me, perché era buona, era veramente buona, con i frutti di bosco. Buono. Ok,
Nel mezzo ogni tanto passavano con del formaggio, non so se sapete che cos'è il brusso, comunque avevano due fette, due forme così di sto formaggio e la carogna lì che ci serviva passava agli altri. Vuole un po' al peperoncino o al pepe? Io non ho preso niente, mio padre ha preso quella al peperoncino. Sì, ma solo un assaggino però. Tanto così gli ha dato. Cazzo, hai due forme, non so, vabbè. Comunque ci siamo alzati da tavola che erano le 4. Da mezzogiorno e mezza per mangiare quattro cose, capite la disorganizzazione totale. Comunque, vabbè. Poi mia madre chiede a una che non era la carogna, un'altra, gli chiede se per caso quel brus si poteva comprare da qualche parte. Lei gli dice: sì, lo fa il Margaro, un tal dei tali. Vabbè, lo trovate lungo la strada, una roba del genere, ha detto, non mi ricordo più. Comunque, abbiamo detto: vabbè, andiamo a comprarlo. Meno male che lei comunque ha visto che di quelle due forme praticamente rimaneva ancora la maggior parte de della roba, quindi ci hanno messo. Ha contrabbandato brus per noi, ce ne ha messo un po' in una scatoletta e ce l'ha data, voilà. Poi, mentre facevano i balli e tutto, ha iniziato a piovere. Ha iniziato a piovere e noi ci siamo rifugiati nel museo, perché io volevo vedere se c'era qualche altro libro. Avevo già comprato due libri lì, però non, in realtà non c'erano poi altri libri che mi interessassero. Comunque ci siamo rifugiati nel museo, abbiamo fatto di nuovo tutto il museo, pim pim pam, ha iniziato anche un po' a grandinare, ma grandine piccola comunque. Dopo un po' ha smesso e ce ne siamo andati. Mentre ci arriviamo verso la macchina, io ero con, c'era anche mio zio giustamente mi dice: ma come mai sei tutta rossa? Aiuto. Allora, durante il pranzo c'è stato un sole bastardo. Va bene, bastardo, ce l'avevo tutto in faccia. Ora voi non vedete perché so che la telecamera è anche generosa. Io ho messo fondotinta, cipria e correttore e quant'altro perché oggi avevo un colloquio di lavoro, quindi ok. Però io sono mezza ustionata. Non so se si vede il fatto che ho messo 40 kg di roba. Si vede un po' il rossore qua, comunque, ancora. Io ho questa parte interamente rossa. Quindi quando sono tornata a casa ho visto come ero ridotta, ho detto: oddio, io domani ho il colloquio di lavoro, cosa faccio? Mi presento così? Perciò ho passato 5 ore ieri sera più o meno a farmi l'impacco con il geranio, con petali di geranio, perché il geranio toglie il rossore. Effettivamente qualcosa ha tolto, questa parte era leggermente ustionata e non c'è più niente. Qui anche ha tolto abbastanza, ma il sole ha battuto qua sopra e qua sopra non c'è stato niente da fare. Comunque è rimasto rosso, l'ha smorzato un po', ma è rimasto rosso. Perciò stamattina mi sono impiastriccata tutta fra fondotinta e cipria e correttore e quant'altro per essere perlomeno decente. Da lontano non si vede una mazza, da vicino si vede un po'. Da vicino si vede un po'. E quindi niente. Quindi sono andata con mal di testa e sono tornata con la scottatura. Ok. E niente, la parte più brutta è stata la disorganizzazione totale. Vi dico, ci abbiamo messo da mezzogiorno e mezza alle 4 per mangiare 3 piatti. 3. Un piatto di affettati grosso così più o meno. Il vassoio con buletta, formaggio e salsiccia che era grosso così. E la torta che era un pezzetto così. Cioè non mi pare che fosse una cosa. Però saltavano da una parte all'altra. Ho dovuto spiegare a 7 persone diverse perché mangiavo due menù. Queste persone manco si fidavano perché comunque non ci avevano lasciato dei bigliettini, però se contavano i piatti e contavano i bigliettini vedeva che combaciavano perché noi avevamo preso due biglietti per me. Insomma è stato un po' così e niente, quindi boh, questa è stata l'avventura di Prascondù, Prascondù all'italiano, Prascondù alla piemontese o roba del genere. In tutto questo, niente, non posso dire di essermi super divertita perché comunque ero anche scazzata perché alla fine spiega uno, spiega l'altro e poi non si fidano e non lo so, organizzati meglio. Infatti quello degli affettati a un certo punto ho detto: Madonna, ragazza, ringrazia che io sono vegetariana perché sono mezz'ora che aspetto degli affettati. Meno male che io non li mangio perché sennò a quest'ora li avrei mangiati 45, non lo so. Anche perché poi non è che ci fosse chissà che cosa. Comunque, vabbè, niente. Boh, questa è stata l'avventura, poi appunto siamo dovuti scappare. Secondo me se la sono anche un po' tirata perché comunque appena è iniziato il pranzo hanno detto: ma siamo sicuri che la Madonna di Prascondù ci regalerà una bella giornata di sole. L'unico sole che ha mandato sta petente è stato quello che mi ha bruciato mezz'occhio.
mezza faccia, però vabbè, e poi c'è stata la grandine, io almeno lì non mi sono ustionata, ero contenta, vabbè. Freddo, abbastanza freddo, dunque io avevo, vabbè, reggiseno sportivo, ok, non metto mai reggiseno col ferretto, quindi reggiseno sportivo, la canottiera, questa maglietta qua, che è a manica corta, poi una felpa nera e poi il giubbotto di jeans. Bello pesante, poi avevo i jeans neri e le scarpe da trekking, le calze e le scarpe da trekking. Freddo all'inizio sopportabile, poi ovviamente quando è iniziato a grandinare un po', faceva proprio freddo freddo. E infatti siamo dovuti scappare, sono scappati tutti più o meno. C'è chi si è rifugiato nel museo come noi, e poi la maggior parte invece si è proprio andata via e ciao. E niente. Questo è, dunque questo vlog ovviamente si basava su Braskem 2, ancora due cose e poi giuro che finisco di parlare. Allora, Braskem 2 è, solo per darvi due qualche informazione, conosciuto come il piano delle masche. Le masche, per chi non lo sapesse, sono le streghe piemontesi che vengono appunto chiamate masche. Le storie lì di Braskem 2 sono diverse, principalmente le raccontano anche nel museo, sono tre. La prima, che vuole che un marito e padre abbia scoperto che sua madre e sua figlia erano due masche, quando la figlia un giorno gli ha portato da mangiare e gli ha detto, e lui ha detto che bella giornata di sole, e la figlia ha detto scommetti che io riesco a far piovere, e dopo un'ora ha iniziato a piovere tantissimo. Lui gli ha chiesto da chi l'avesse imparato, e lei gli ha detto dalla mamma. Quindi lui è andato dai frati, e questi frati gli hanno dato due pagnotte da far mangiare, dicendogli che la figlia riuscivano a salvarla, ma la mamma sicuramente no. Probabilmente queste due pagnotte non è dato sapere se fossero benedette barra avvelenate o roba del genere, non si sa. Comunque, poi i malefici sono scomparsi. Poi è risaputo che lì le masche le riconoscevano perché erano quelle che non usavano le strade principali, perché le strade sono benedette, quindi le masche erano quelle che camminavano nell'erba o sulla terra, non sul sentiero o sulle strade. Poi la leggenda dei tre maghi che si erano messi sulla montagna, avevano invocato la pioggia e tutto, poi avevano preso i frati avevano, o il parroco, mi ricordo più, aveva preso le reliquie di Sant'Orso, le aveva immerse nell'acqua, e Sant'Orso praticamente era arrivato e aveva fatto smettere i tre maghi, che possiamo definirli tre masconi. E poi, oddio, la terza, non me la ricordo più. Ah sì, la terza, quella che c'era una masca che appunto era una vecchia che si appostava all'uscio e chiamava tutti i giovanotti che passavano da lì a entrare. Quando loro entravano, lei si trasformava in una bellissima ragazza con zampe di capra. Queste sono le leggende principali che ci sono lì a Praskundu. E sulle masche, poi ovviamente, vabbè, paese che vai, masca che trovi, quindi ce ne sono 40.000 di masche in Piemonte, più o meno come ogni regione italiana ha le sue streghe. Niente, detto questo, finisce qui il video di Braskem 2. Se doveste andarci i prossimi anni, ovviamente non vi faccio dei vlog, perché comunque ve ne ho già fatti due, principalmente uno era sul museo, che avete visto l'altra volta, che vi lascio sempre linkato qua sopra, mentre invece questo qua avete visto un po' più della festa in sé. La fanno tutti gli anni, quindi insomma, se siete del Piemonte e volete venire su a vedere, insomma, la fanno tutti gli anni. Se non volete mangiare all'aperto, come penso che faremo noi, potete fare il picnic, o potete andare al ristorante. C'è anche il ristorante, bar-ristorante, che vi fanno da mangiare se non volete. E poi ci sono dei sentieri, ovviamente, se voi. Noi volevamo andare a fare dei sentieri, ma poi è arrivata la grandine. Quindi ciao. E niente, quindi io vi lascio un bacione e vi auguro una buonissima giornata. Vi ringrazio per aver guardato questo video. E niente, magari se volete scrivere qua sotto nei commenti se avete visitato Prastun Blues, magari siete del Piemonte, se l'avete visitato, se non avete mai visto, o se avete già sentito qualcosa, cose del genere. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Mua!